Ciao, ciao e bentornati. In questo periodo sta letteralmente impazzando il Grande Fratello perché è ricominciato il Grande Fratello, bene o male, anche chi non ne voleva sapere niente lo sa perché in televisione, sui social, si parla di questo Grande Fratello VIP. Io ogni anno dico, vabbè, sarà finito il Grande Fratello, sarà l'ultimo anno il Grande Fratello. È proprio una trasmissione stra trash, ma perché nessuno ha mai visto il Grande Fratello cinese, quindi il Big Brother China, che ragazzi è tra il demenziale, il trash, il no sense terribile. Ma ragazzi, non potete capire. Allora, la cosa divertente che potete vedere qui è, guardate questa qui, uno vestito da casa, cioè non ho capito, un vestito da donna delle pulizie. Le donne in questo Grande Fratello che sono meste, proprio semplicissime, a differenza degli uomini che sono terribili. Cioè, allora, voi dovete vedere adesso, ecco qua che c'è questo massaggio, questi look qui ballano. Cioè, ma che cos'è? Ma che cos'è? Allora, qui ci troviamo in piscina dove ci stanno praticamente questi giochi tra uomini mentre le donne guardano, divertite anche un po'. Oh my god! Allora, guardate, però, sì. Che cosa sta facendo? L'acqua di un metro? Perché si è messo la muta? Cioè, perché? Ecco qui, è entrato anche il sirenetto. No, voi adesso non potete capire che cosa accade. Se fosse successo in Italia, penso che censurati a bomba. Io non ho mai visto comunque un cinese muscoloso. Cioè, allusioni incredibili. Le donne che a malapena. La battaglia di spruzzi, che è veramente estremamente testosteronica, ma non è finita qui, guardate. Anche la musica da macio, il sirenetto. Cioè, guardate le ragazze, che tuffo ragazzi. Ecco qua il macio che giustamente si fa togliere la maglietta, perché altrimenti, cioè, come fa? Se la fa togliere dall'altro ragazzo. E non, io sinceramente non ho ben capito se tutti gli uomini sono magari gay, non ho ben capito. Adesso. Ma perché stanno ballando adesso così all'improvviso? Ma lui cosa c'ha? C'ha tipo i camici da parrucchiera? Vestito quello con le piume verdi? Ma che è? Ah, loro praticamente hanno delle cuffie e devono ballare in base alla musica che c'è, quindi loro come se fossero dei matti, perché tutti continuano a fare le loro cose e loro che ballano come dei matti. Beh, è finito per fortuna. Insomma, non so se avete un po' capito. Questo è il Grande Fratello cinese e ragazzi, veramente non vi potete lamentare più se pensate che il Grande Fratello, cioè io non sto assolutamente spezzando una lancia a favore del Grande Fratello, perché è una trasmissione trash, non ha nessun tipo secondo me di valenza. Ragazzi, la televisione è finita, veramente non sanno più che cosa inventarsi, non sanno neanche rinnovarsi. Però io sono dell'opinione che non c'è mai fine al peggio, non si arriva mai, non si tocca mai il fondo con il peggio, e questo Grande Fratello cinese ne è una prova. E ragazzi, spero che vi abbia fatto un po' sorridere. Ci vediamo al prossimo video. Zaijian!